E poi ovviamente l'interfaccia mediato nello stesso luogo di soldati e, diciamo, famiglie, è ovvio che portava a tutto quello che voi potete ben immaginare. E queste erano misure punitive, venivano definite, infatti in Francia li hanno chiamate anche Dragonard, tuttora in Francia la parola Dragonard indica fondamentalmente qualcosa di negativo. Perché all'epoca in Francia si usavano i dragoni per fare questo tipo di... I dragoni erano fanteria a cavallo, cioè combattevano come fanti ma si muovevano a cavallo, all'epoca del re. E quando c'era qualche, non so, qualche città che magari c'erano, tipicamente all'epoca c'erano quelle insorgenze per le tasse, a un certo punto una cittadina si rifiutava di pagare le tasse, allora veniva punita poco per il dragonato, cioè mi hanno mandato le palle ai dragoni che dovevano ospitarlo. E beh, questo sono... Ok, qua stiamo facendo l'ispezione delle armi. Quindi questo è quello che riguarda, da cui nascono ovviamente tutte le problematiche delle rivolte antifrancesi. E poi in realtà, se noi andiamo a analizzare, ad esempio, ad Arcole abbiamo il diario di un parroco, perché noi queste cose le conosciamo come i diari dei parroci, perché normalmente erano quelli che tenevano note delle notizie. Ad esempio ad Arcole il parroco si lamenta che i soldati hanno spaccato ovviamente l'albero da frutta perché serviva legna, hanno saccheggiato di qua, hanno fatto. L'unico problema è che i soldati erano austriaci, perché ad Arcole erano gli austriaci. Quindi questo vuol dire che era fondamentalmente, diciamo tra virgolette, uso diffuso, non soltanto dei francesi ma degli austriaci. È ovvio che i francesi, muovendosi più rapidamente in territori avversari, in realtà abbiamo molte più notizie di queste, diciamo, di questi eventi dei francesi. Però non dobbiamo pensare che i francesi fossero molto peggio. In realtà erano peggio, nel senso che erano molto più numerosi e l'intendenza francese non riusciva a stare dietro a queste masse di uomini. Però nel momento in cui poi anche gli altri eserciti diventano eserciti numerosi, perché anche loro introducono la leva, si trovano gli stessi problemi. Gli unici non hanno questo problema sono gli eserciti inglesi. Perché? Perché sono professionali, sono poco numerosi, poi l'Inghilterra era molto ricca e quindi Wellington in Spagna pagava direttamente il cash. Questo porta a tutte queste reazioni che vediamo in Spagna, che vediamo anche in Italia, famose, noi sappiamo qua che ci sono le Pasqua Veronesi e quant'altro, sono tutte queste insurrezioni che nascono fondamentalmente contro l'occupazione francese e che portano poi a guerriglia molto forte, dato che la parola guerriglia, che vuol dire piccola guerra, è un'invenzione spagnola, legata proprio a queste resistenze contro i francesi, che hanno, diciamo, fondamentalmente sempre un mix. C'è una componente, indubbiamente, chiamiamola di vessazione, e c'è anche una componente religiosa. Non dimentichiamo che, ovviamente, la Chiesa ha sempre presentato i soldati francesi come, ovviamente, degli atei, dei miscredenti, dei senza Dio. Cosa che è stata un attimino risolta da Napoleone col concordato. Poi però Napoleone decise che di arrestare il Papa, questa cosa non fu sicuramente positiva nel rapporto tra Chiesa e Stato, quindi, perché poi nel 1808 lui arresta il Papa. Se qualcuno, non so, ha visto per caso il Marchese del Grillo, il film, raffigura proprio questa scena in cui arriva l'ufficiale francese, saluta il Papa e se lo porta via. E il Papa viene, che è Pio VII, viene portato alla fortezza di Fenestrelle, che è nelle montagne sopra Torino, e lì viene praticamente tenuto in cattività per un certo periodo di tempo. E quindi c'era anche una componente religiosa, tra virgolette, che influenzava negativamente il rapporto fra i francesi e la popolazione. Però indubbiamente diciamo che tra virgolette, la dominazione francese e quindi anche quella franco-italiana comportava nei confronti della popolazione sicuramente un aggravio maggiore, legato soprattutto al fatto che il governo napoleonico è il primo governo veramente centralizzato, cioè per assurdo il governo del re era molto più, non possiamo usare democratico, non è una parola giusta, però era molto più, tra virgolette, libertario del governo di Napoleone. Il governo di Napoleone è un governo che è molto simile all'oggi. Lui crea le province, crea i prefetti, i sottoprefetti, si crea tutto, introduce la censura, cioè tutta una serie di controlli sul cittadino che invece prima con il re non c'erano. Cioè, ad esempio, facciamo un esempio, parliamo di termini di codice penale o codice civile. Napoleone introduce il famoso codice civile, il codice penale, è un unico codice per tutta la Francia, poi diviene tutta, per tutta l'Europa, perché in Italia c'è la traduzione in italiano del codice francese. Presso il re invece veniva lasciata grande libertà ai tribunali locali di decidere sulla base delle consuetudini
soprattutto nelle piccole cause, magari non so, lo sconfinamento delle vacche, oppure i confini delle terre, oppure l'acqua dei torrenti, cioè c'erano dei tribunali locali che fondamentalmente decidevano sulla base delle consuetudini di come era, di come funzionava in campagna. Questo per dire il passaggio, cioè l'autonomia locale presso il re era molto più tutelate. Perché? Perché il governo del re non aveva quella struttura così, diciamo, forte del controllo del cittadino. È la rivoluzione francese che introduce il controllo del, cioè lì noi loro parlano di libertà, legalità e fraternità, ma in realtà è proprio la rivoluzione francese, soprattutto con Robespierre, che introduce il controllo sull'attività del cittadino, e quindi è da lì che nasce, tra virgolette, lo Stato moderno come lo intendiamo noi. Questa cosa qua, guardiamo anche la Repubblica, il nostro senso della Repubblica di Venezia. Sulla Repubblica di Venezia, ad esempio, tutte le nostre montagne erano estremamente più libere, perché Venezia lasciava, diciamo, larga mano. Invece, con il periodo napoleonico, introdotta intanto la leva, che è devastante la leva, perché sottraeva le braccia migliori all'agricoltura. Per uno, due, tre, o addirittura quando c'erano le campagne non c'era il limite di 2 o 3 anni. Si andava avanti fino a quando la guerra finiva. Ma quella che viene corrotto sempre, quindi viene introdotta la leva. Viene introdotta una tassazione molto forte, perché ovviamente continuando a combattere, l'esercito aveva bisogno di soldi, quindi ci sono tutte le, anche nel 1809, ad esempio, ci sono tutte le rivolte qui nella fascia, diciamo, chiamiamola prealpina, che sono legate proprio a questa continua tassazione, e soprattutto adesso la tassazione diventa estremamente, tra virgolette, non tanto che fosse più pesante, ma sicuramente era molto più capillare, era molto più difficile sfuggire, e quindi ovviamente veniva percepita come più pesante, anche se magari come entità non cambiava, però in realtà prima si poteva evadere molto di più. Il fisco aveva una mano leggera. Con Napoleone invece il fisco diventa avere una mano molto pesante, perché ha bisogno di risorse per le guerre. Quindi unendo queste cose, è ovvio che c'è una forte, tra virgolette, reazione, soprattutto tra i ceti più del popolino, contro, diciamo, queste forme nuove di governo, e a cui seguono tutte queste insorgenze che riscontriamo in tutta Italia, in Spagna, un po' meno, diciamo, in Germania, perché in Germania Napoleone, invece di controllare direttamente, si affida comunque ai principi locali, e quindi abbiamo, diciamo, meno questo fenomeno. Però in queste zone dove effettivamente il controllo, perché poi lui era re d'Italia, quindi anche se c'era suo nipote, suo figlioccio come viceré, però era sottoposto strettamente al controllo francese d'Italia, porta a questo fenomeno di insorgenza che noi riscontriamo in tutto il periodo napoleonico. Ecco, io vi saluterei con, tra l'altro, il nostro reparto che si sta avviando, notate, nella bufera di Russia, con le bandiere tutti dietro, e l'Aquila sta in questo caso abbandonando il campo di battaglia. Ecco, perché adesso non so che ore siano, perché non ho l'orologio, ma adesso ci fai 4:15. Perfetto, quindi insomma, io vi saluto. Se voi avete qualche domanda, fatemela pure, facciamo 5 minuti, magari c'è qualche curiosità che ho suscitato, ma a cui non ho dato risposta. Sì, volevo sapere il motivo per cui si fanno queste revocazioni. Allora, la revocazione nasce fondamentalmente in Inghilterra intorno agli anni 70, con la guerra civile inglese. Ed è un fenomeno che poi si è allargato ovviamente a macchia d'olio. In Italia, ad esempio, noi abbiamo, ci sono persone che fanno dai primi romani fino a fare la seconda guerra mondiale. Questo, diciamo, è un po' l'arco della revocazione storica. Sembra strano andare a vedere una battaglia, poi un po' cruenta, allora, non andrei mai a vedere una battaglia. Sì, però l'idea della rivoluzione storica non è tanto la battaglia, sulla scena della battaglia, che è un evento, ovviamente, perché c'è una persona che fa un esempio per i civili, che sono necessariamente legate. È ovvio che il periodo napoleonico è un periodo di battaglie, perché sono 15 anni ristretti con tante battaglie. Ad esempio, chi fa il Medioevo, la battaglia, anzi, è un evento fondamentalmente molto piccolo, perché se noi vediamo, le battaglie importanti del Medioevo sono molto poche. Il concetto è fondamentalmente, e intanto, la rievocazione risponde, tra virgolette, a, non so se qualcuno di voi ha letto di Bertolt Brecht, la poesia Domanda al lettore operaio, che lui dice, fa, Cesare ha conquistato la Gallia, era da solo, non aveva neanche un fuoco. Allora, la rievocazione focalizza non tanto su Napoleone, focalizza sul
sul soldato, sulla bandiera, cioè sul personaggio minimo, perché è ovvio che non è che noi ricostruiamo Napoleone, c'è uno che lo fa, vorrei, lo fa in Europa, però il nostro scopo è ricostruire la vita quotidiana di ogni giorno, che sui libri lei non legge. Queste cose qua, quando noi andiamo a fare lezioni ai bambini, queste cose che io ho detto, lei sui libri non le trova, le trova le cause socio-economiche, la rivoluzione francese, trova ovviamente le grandi battaglie, le grandi campagne, però qui c'è proprio la riscoperta dell'uomo, cioè dell'individuo, e quindi anche questo ricostruire le condizioni in cui vivevano, in cui diciamo si mangiava, si cucinava, c'è, ripeto, nel Medioevo nel Romano c'è tutta la ricerca della cucina, ad esempio nel Romano, dove effettivamente non ci sono regolamenti come da noi, anche lo studio dell'equipaggiamento, ad esempio, ha portato ad alcune cose, ad esempio la colonna traiana, che è un elemento cardine per ricostruire il soldato romano, in certi punti è sbagliato, cioè ricostruendo l'equipaggiamento e facendo le cose che sono descritte sulla colonna traiana è impossibile farlo. Quindi vuol dire che l'artista che ha fatto la colonna traiana non ha riprodotto fedelmente. Cioè, ad esempio, ci sono alcune posizioni degli scudi nella colonna traiana che se tu fai le stesse cose con lo scudo lo distruggi. Quindi vuol dire che lui, anche quando si vede i legionari che con la lorica, cioè con l'armatura, fanno certi tipi di lavori, era fondamentalmente impossibile. Ma lui cosa fa? Lui, l'artista della colonna traiana, che potrebbe essere Apollodoro di Damasco, ha, diciamo, lui raffigura uno stereotipo del legionario. Cioè i romani, il legionario com'era? Era così con l'armatura. Allora ci fa fare tutte le cose con l'armatura. Quindi vuol dire, la rievocazione storica ha aiutato molto, ad esempio nel Medioevo abbiamo ricostruito, abbiamo, perché dico io sono tesoriere del consorzio per le rievocazioni storiche, abbiamo ad esempio ricostruito dei trattati di metallurgia antica per ricostruire le armi. In Francia, ad esempio, stavano ricostruendo un castello con le stesse tecniche costruttive di 400, 600, 800 anni fa. Questa cosa qua, peraltro, anche a parte lo chiamiamo lo spirito della ricostruzione, ha creato, devo dire, un notevole artigianato. Ad esempio, vediamo le famose scarpe, queste scarpe sono cucite a mano e quant'altro, che poi è servito per esempio alle ricostruzioni museali, serve per fare le trasmissioni televisive, perché ad esempio Alberto Angela in realtà va da rievocatore, non va più al museo, perché il rievocatore ha ricostruito, ti sa di scrivere certe cose che magari quella del museo non sa, se vai in qualunque museo non ti diranno mai le cose di cui, perché noi le abbiamo rifatte, abbiamo capito le problematiche. Quindi la rievocazione non è tanto la battaglia, cioè quando noi facciamo un weekend, quindi vuol dire che partiamo da venerdì notte e finiamo domenica mezzogiorno, la battaglia dura un'ora, però noi non facciamo solo la battaglia. In realtà noi la battaglia fondamentalmente la facciamo per il pubblico, perché poi noi, dico la verità, dopo aver fatto, io è 13 anni che lo faccio, dopo 2 anni di battaglie, le battaglie sono uguali, di base. Quello che è bello è spiegare alle persone, ad esempio, la rievocazione storica, soprattutto in una struttura come la nostra, che fondamentalmente è una struttura militare, è una struttura che aiuta sempre molto i giovani. Perché? Perché noi abbiamo molti ragazzi di 15, 16, 17 anni che per la prima volta vanno fuori dalla famiglia, adesso non c'è più la leva, vanno fuori dalla famiglia e finalmente imparano che quando mangi devi lavare la pentola, che ad esempio tu puoi andare a dormire a qualunque ora vuoi, però alle 7 ti svegli, è la tua responsabilità, perché io alle 7 ti sveglio, io una volta sono passato sopra uno che non voleva alzarsi con le scarpe chiodate. Perché? Perché devi capire che sei qua, il gioco è stare alle regole, se tu devi alzarti alle 7, ti alzi alle 7 come tutti gli altri. Cioè, io vedo che comunque i ragazzi giovani questa cosa qua la apprezzano. Ed un'altra cosa della rievocazione storica, di tutti i periodi, è che mette insieme ragazzi giovani e persone di una certa età. Cosa che nel mondo d'oggi non c'è più, c'è una grande frattura fra i due mondi. Invece noi abbiamo ragazzi giovani che stanno a contatto, ma quando tu parli a loro, loro l'accettano, perché? Perché tu non sei, tra virgolette, adesso lasciamo perdere io che ho un grado, però quello che è a fianco è semplicemente una persona più matura. E quindi c'è questo transfer proprio che una volta c'era molto di più, oggi non c'è più, perché oggi c'è un mondo separato fra l'adulto e il giovane, che non si incontrano perché di cose insieme non se ne fanno più. Scusi. Una curiosità mia, e volevo legarmi al discorso, quel ragazzo che era qua prima, che ha detto che a 12 anni ha cominciato ad andare a fare... Sì, il tamburino. C'era suo papà, c'era... No, no, noi l'abbiamo conosciuto facendo un film,
lui faceva il monello, perché lui faceva parte della compagnia di Anderloni, nello circolo, e lui gli è piaciuta l'idea, noi siamo andati ovviamente a conoscere i suoi genitori, ma mentre il tavolino magari di ne sogniamo altri due, perché magari vengono i genitori, lui invece è venuto direttamente da solo, ha iniziato, perché per noi poi il tavolo è molto importante. Purtroppo qua non ho il tavolino, che è un altro tavolino, perché? Perché il tavolo ha due cose, tanto determina la velocità del passo, quando sei attivisto, quando siamo tanti, ma dobbiamo capire che l'esercito francese aveva tre passi, il passo ordinario che è 76 passi al minuto, il passo di manovra che è 100 passi al minuto, il passo di charge che è 130 passi al minuto. E poi il tamburino definisce i momenti della giornata, ad esempio la sveglia dà il tamburino, c'è un determinato suono che identifica la diana, che è la sveglia. Poi c'è l'assemblea, cioè l'assemblea dove tutti si presentano in uniforme completo la mattina, è lui che batte l'assemblea, quindi il tamburino è importante proprio per questo motivo qua. Quindi no, bravo, cioè pensavo che avesse anche Marion solo suo papà, allora cioè così, invece no, è partito da solo. Nel suo caso sì, poi negli altri casi in realtà sono tutti figli di, però nel suo caso era... Quello che lo spenacchio che hanno... Ah, in ultima qua avevano... Sì. Cioè, perché allora nell'epoca, diciamo, perché quella era la divisa consolare, nel 1805 avevano il pennacchio che è rosso e verde, poi nel 1806 viene fatta la riforma e si passa al pennacchio, ma non solo agli ufficiali. Cambiando, poi si è cambiata la foggia della divisa. Le riprese che stiamo vedendo. E ha fatto una sorta di bandiera da fuori. Costruite voi, le avete fatte? Le ha fatte questa ragazza e poi le ha montate lei. Allora, non... Cioè, sì, sì, sì. Poi, ad esempio, lei va a cercare Leipzig 1813, che abbiamo fatto il decennio, eravamo 5.000, lì erano tutte cose, in questo caso qua, diciamo che l'ha fatto lei. Sì, le ha montate, ha fatto tutto lei da sola. Io sono uno che... Io non porto macchina fotografica, non porto macchina di riprese, sono le cose che non arrivano, perché poi l'evocazione storica sono le cose che si rompono. Se uno fa il militare o tiene lo zaino, durante la battaglia si rompe. Ci dormi in tenda, si rompe. Cioè, quindi... Bravi, sì, sì. Bravi. Fatta dall'Austria-Svizzera della Repubblica Ceca. Sì, perché noi andiamo nei luoghi dove c'è stata la battaglia originale, quindi siamo stati a Lipsia in Germania, siamo stati in Spagna, in Francia, Austria, Germania, Belgio, Waterloo, siamo stati. Allora io vi ringrazio per il